Buongiorno. Buongiorno sto cazzo. Ma scusi, ma lei è sempre così scurrile? Eh? È sempre così scurrile lei? Ah, io sono fatto a modo mio. Ma è lunedì. È lunedì. E quindi? E quindi domani è martedì. Giusto. Fa una piega, disse il ferro da stiro, o la piastra. E passavo di qui e ti ho trovato fuori. Perché se sostanzialmente tu te stai a fare i cazzi degli altri. Ma io avrò da camminare un tantino, sto sempre fermo, sempre sto dentro una sedia. Avrò da camminare. E dove vuoi andare? Vabbè, vedete lì se c'è la posta. Poi? Sì. Che ho da fa? Dopo che la fa? Dopo niente. Poi che fa? C'ho una balletta di pelle tetelinta alla scaletta. Adesso la porto su. E via. E vado a mettere il pelle dentro la stufa e che la carico. Bucamo un po', bucamo un pochino la... Eh? Bucamo un po' il sacchetto del pellet. Che ne fa? Lo voglio bucare là. Che? Il sacchetto del pellet. Sto cazzo da bulla. Oh, beh, secondo... È un bel po', no? Secondo giorno consecutivo dei tagliatelle. Giustamente, perché le buttiamo via. No, le buttiamo via, ma manca a mangiarle tutti i giorni. Non le mangiamo mai, infatti. Ale. Arzughe? Che stai a fa? Che stai a fa? Mangio un finocchio. Come? Tagliale un po'. Tagliale un po'. Guarda che io campo! Ma che fa? Ora tanto sei bellino, sei un peluscio. Un cazzo! Comunque mercoledì sarò a Madrid per qualche giorno. E se c'è qualche coccodrillo a Madrid scrivetemi, anche perché so che è sempre bello incontrare dei paesani in giro per l'Europa, per il mondo, anche perché chi vive là, chi lavora là è lontano da casa e fa sempre piacere. Lo so anche perché mia sorella è fuori, quindi è... Poi noi italiani abbiamo un grande senso d'appartenenza e se c'è qualcuno che è a Madrid in quei giorni scrivetemi che magari ci si becca.